Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon X. Eccoci qui in diretta dal Ponte Mosaico. Direte come mai? Bene, ve lo spiego subito. Nello scorso episodio, come avrete sicuramente sentito, avevo detto, sto parlando proprio della cattura di Mewtwo, che dopo la cattura di Mewtwo avrei catturato altri leggendari. Quindi questo episodio sarà dedicato alla cattura di Zygarde. Quindi, per andare a catturare Zygarde, cosa dovremmo fare? Innanzitutto, venire qui a Ponte Mosaico per poi spostarci verso la grotta Climax, che si trova esattamente qui sopra. Quindi, entrati dentro la grotta Climax, ci dirigeremo... Seguite me. Da questa parte. Sì. Mi sono portato dietro Rock, sto parlando di Steelix, non si sa mai, c'è qualche roccia da rompere. Siamo pur sempre in una grotta o no? E niente ragazzi, scendiamo di qua. Sì, ricordo per bene dove si trova perché ho già effettuato questa cattura su Pokémon Y. Comunque, vabbè, Pokémon selvatico. Oh, Ariados. Buon Pokémon. Parte tutto ciò, fuggiamo e dobbiamo andare da questa parte. Sì, sì. In basso. Salire di qua. Altro Pokémon selvatico, e che due coglioni. Mamma mia. Un Noibat. Indagine di Noibat. Un Noibat con indagine. Solide abilità. Comunque, saliamo per questa scala. Eccoci arrivati ad un secondo piano. Usiamo di nuovo il repellente e infine saliamo per quest'ultima. Arrivati in questo spiazzale avremo più che un bivio, tante vie d'uscita. No, non vie d'uscita, diciamo dei vicoli ciechi, che ci condurranno a degli strumenti molto importanti. Guardate un po', troviamo una grigiosfera, la grigiosfera. Per Ghiratina, per chi ricorda e non dimentica. Da questa parte troveremo la Damasfera per Dialga e dall'altro lato la Splendisfera per Palkia. Con ciò praticamente riceveremo tre strumenti fondamentali per i tre leggendari della regione di Sinnoh. Praticamente ormai abbiamo st'abitudine di trovarli in ogni gioco Pokémon perché li introducono in tutti. Ormai è impossibile. Comunque, ecco qui al centro Zygarde. Praticamente gigante, mamma mia. Fa paura. E niente, inizieremo questa sfida con... non con Jolteon perché i Pokémon di tipo elettro non hanno effetto. Quindi incominciamo con Talonflame. No, con Garchomp. Ok. Quindi a noi due. Zoi. Che verso. Quindi parte la sfida contro Zygarde. È apparso Zygarde. Ecco il nostro Garchomp. Frangiagur. Ma che cazzo di abilità è? Comunque, attacchiamo con Dragartigli. Zygarde è più veloce, usa terremoto. Vai con Dragartigli. È super efficace, logicamente. E infine per cercare di indebolirlo usiamo... indebolirlo del tutto. Usiamo Sgranocchio. Ok. Non muori, vero? No. possiamo tentare con un altro Sgranocchio.
Zygarde usa camuffamento, praticamente cambia il suo tipo. Ok, perfetto. Zygarde praticamente lo abbiamo ridotto ai minimi punti vita, quindi che fare in questi casi? Lasciare andare su Zygarde una bella Ultra Ball. Quindi iniziamo questa cattura. Uno. E fuori. Ah, sembrava preso? Invece no. Ci piglia per il culo sto Pokémon. Dai con un'altra. Determinati. Devo dire le paroline magiche come ho fatto con Mewtwo. Ancora sto sgranocchio. Oh, Garchomp resiste con un punto vita. Vai con un'altra Ultra Ball. Oh yeah. Fuori. Zygarde usa terremoto e vabbè, Garchomp, via. Usiamo un altro Pokémon, usiamo. Greninja. Altre Ultra Ball. Dai. Uno. E fuori. Mi farà sclerare questo Pokémon, lo so. Sicuramente. Vai. Ti prego, entra. Uno. E fuori. Vai ancora con le Ultra Ball. E fuori. Zygarde usa sgranocchio, come vedete. Cambiamo Pokéball. Lanciamo quella Master Ball. No. Quella è per Moltres. Facciamo così una Mega Ball. Neanche uno. Camuffamento. Ritorniamo alle Ultra Ball. Sono di gran lunga più efficaci. Uno. E fuori. Perché soltanto uno? Espandi i tuoi orizzonti, Zygarde. Dai, almeno due. Aia. Dai con un'altra. Uno. Due. Tre. No! L'ultimo! Zygarde! Porca merda! Facciamo quest'altra Ultra Ball. Uno. Due. Tre. No, dai, sempre per uno, no! Mi uccido io! Non ce la faccio più! Proviamo con una timer ball, dai. Sono già passati un bel po' di turni, magari si cattura. Uno. E niente. Dai che magari lo catturiamo. Terremoto. Via Greninja. Niente, siamo un altro Pokémon e mettiamo Charizard. Vai con un'altra timer ball. Uno. Due. E fuori. Beh, comunque potrebbe essere una tattica efficace, eh. Ne ho comprate una ventina. Sono a 27. Fuori. Zygarde usa Drago Pulsar. Vai con la Timer Ball. Dio, catturati! Uno. Due. Tre. No. Dio. Un'altra, dai, non mi rassegno.
1, 2, 3. Uccidetemi, vi prego. Uccidetemi. Uccidetemi. Ok. 1, 2, 3 e 4. Finalmente, mamma mia. Zygarde è stato catturato con una Timer Ball. Alla fine abbiamo... la Timer Ball ha sempre la meglio. Comunque, vediamo un po' le statistiche. Pokémon Equilibrio, tipo Dragoterra, altezza 5 metri. Minchia. Peso 305 kg. Secondo le leggende, quando l'equilibrio dell'ecosistema della regione di Kalos è in pericolo, appare e libera il suo potere misterioso. Wow. È un Pokémon abbastanza strano, comunque. E niente, ragazzi, vediamo un po'. Andiamola a trovare nel box, allora. Con Garchomp possiamo fossa. Via dalla grotta Climax. Ok, rieccoci qui. Usiamo il repellente, grazie. Eccoci qui di nuovo a Ponte Mosaico. Curiamo dopo il nostro team. Dato che ce l'ha devastato sto Pokémon di merda. No, di merda no, sei un grande. Allora, vediamo un po'. Capita di natura Ritrosa. Wow, è alquanto vivace. Statistiche, attacco 166, 178, 140, 159, 156. E sei a livello 70, eh. È drastica la cosa. Si dovrebbe usare un bel po'. Comunque l'abilità è frangiaura. Inverte gli effetti di tutte le aure. Mai sentita. È appunto un'abilità nuova. Comunque ragazzi, direi che per questo episodio può bastare. Nella prossima parte vedremo cosa fare, anche perché ci troviamo in diverse condizioni, cioè non siamo condannati a fare il corso della storia normalmente, quindi sta a me decidere la prossima missioncina da fare. Quindi per il momento, ThePokeDark97 vi saluta e ci si becca nella prossima parte di Pokémon X. Ciao belli!